nell'ultimo anno abbiamo seguito passo a passo tutte. È stato un grave errore cancellare tutto, ha esordito così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che per diversi mesi ha preferito non esprimersi sui nuovi progetti della giunta Quaroli in tema di sanità. Volevo capire le intenzioni del presidente, ha spiegato, e con lui ho avuto 3 incontri in 8 mesi, oltre ai sopralluoghi nei siti di muraglie e case bruciate. Si parla di ospedali da 30 anni, ha ricordato Ricci, ed ora bisogna accelerare per i beni dei cittadini. Infatti, dopo l'addio della giunta di centrodestra all'ospedale unico e al project financing pensato dall'ex governatore Ceriscioli, con la modifica del piano di edilizia si riparte da capo. Nonostante Ricci non condivida il cambio di strategia, ha dettato 3 precondizioni per arrivare a un'intesa, dando quindi l'ok al nuovo piano sociosanitario. La prima è che non venga toccata l'azienda Marche Nord, perché noi abbiamo bisogno di ospedali di eccellenza con eccellenze che frenino la mobilità passiva. Il secondo tema è che bisogna fare presto, l'unico punto dove fare l'ospedale è Muraglia, non solo perché era stato indicato dai sindaci della provincia di Pesaro Urbino, ma anche perché si può partire domani mattina. Altre idee come quelle di case bruciate sono del tutto strampalate, anche perché servirebbe una variante urbanistica che occorrono almeno 2 anni, è un'area che ha problemi idrogeologici posti fra l'altro dalla regione ed è un'area completamente verde agricola. Questo, ha detto Ricci, significa che si andrebbe a trasformare e a costruire in un'area verde. In più ci sarebbe un problema di percorrenza in caso di spostamenti, un punto da non sottovalutare che il sindaco ha spiegato prendendo in mano 3 bicchieri. Il nuovo ospedale di Pesaro non lo puoi mettere qua, cioè a case bruciate, perché allunghi la distanza tra case bruciate e Fano. Il costo stimato per la nuova struttura muraglia è di 170 milioni di euro e in caso per il San Salvatore si pensa ad una trasformazione con una casa della salute e nella parte vecchia con servizi dedicati all'invecchiamento della popolazione, ad esempio quelli per anziani autosufficienti. La terza precondizione è fare un progetto che sia almeno modulabile, perché il progetto della giunta precedente prevedeva 600 posti letto. La nuova giunta regionale prevede 400 posti letto, se lo vogliono fare da 400 posti letto almeno abbiano un progetto che in futuro possa essere ampliabile, se questo servirà. Al tempo stesso, ha proseguito il sindaco, ho chiesto che ci siano delle risorse anche per la riqualificazione del Santa Croce di Fano. Invece, per l'azienda Marche Nord, definita da Ricci un'eccellenza, i sindaci saranno pronti a far sentire la propria voce, assicurato. Tra loro anche il collega Massimo Seri. Ora la palla passa alla regione, ma già per settembre Franco Arceci, delegato dal comune, presenterà il protocollo per l'intesa in cui verranno messe nero su bianco le 3 condizioni sulle quali il sindaco non farà un passo indietro. Io da parte mia incontrerò i sindaci, a iniziare da quelli dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, poi i sindaci della provincia, convocherò per settembre l'area vasta provinciale, così come più volte anche il sindaco di Urbino mi ha giustamente sollecitato di fare. E quindi insomma settembre sarà un mese determinante per vedere se si fa sul serio e se pur partendo da posizioni molto diverse si vuole arrivare ad un'intesa nell'interesse dei cittadini oppure si vuole continuare una lunga campagna elettorale che secondo me ha stufato tutti, altrimenti ognuno si prende le sue responsabilità e io di certo mi batterò per una sanità del nord delle Marche forte, più forte di quella che c'è oggi, perché abbiamo ancora tante fragilità, è in grado di ridurre la mobilità passiva del nostro territorio, perché tantissimi sono costretti, non trovando risposte, ad andare a curarsi in Emilia-Romagna e Lombardia.